Giovedì 23 agosto ci troviamo a Sassonia di Fano per l'evento di anticipazione Aspettando la fiera di San Bartolomeo. Infatti da domani a domenica torna il tradizionale appuntamento di fine estate tanto atteso da fanesi e turisti. La fiera dell'est, per i tuoi soldi, un topolino mio padre comprò. Assessore, questa prima giornata dedicata alla fiera, quest'anno decisamente particolare con un tema medievale. Sì, un tema medievale. Quest'anno abbiamo voluto dare un modo diverso di presentare un'anteprima di questa fiera che partirà ufficialmente domani. Essendo la nostra una fiera storica medievale del 1300-1400, abbiamo pensato anche di portare qui a far vedere ai turisti tanto quello che era una volta gli antichi mestieri. Quindi abbiamo il lutaio, il casaro e quelli che fanno i cesti, ecco, vedo qui intorno insomma diverse banchetti artigianali dove rievocano gli antichi mestieri che erano un tempo. Domani invece arriveranno decine se non centinaia di bancarelle. Sì, domani parte il clou della fiera, quindi sicuramente ci aspettiamo minimo su più di 200 bancarelle diluite per tutto il percorso del lungomare Sassonia. Quindi ci speriamo che il tempo ci tenga e che sia dei buoni affari sia per gli operatori che vengono, ma anche i turisti che si divertono e noi fanesi, che è una fiera tradizionale che tutti l'aspettano. L'aspettano per i 3 giorni. E come accade ormai da 2 anni, questa non è soltanto un'occasione per poter fare acquisti tra le centinaia di bancarelle, perché questa manifestazione ricca anche di iniziative collaterali. Una di queste la vedete proprio alle mie spalle, dedicata al periodo malatestiano, perché documenti alla mano, la fiera di San Bartolomeo è una delle più antiche del territorio e, come riporta il sito turismofano.com, una raccolta di bandi che si trova nella biblioteca federiciana parla addirittura dell'8 aprile 1457, quando Fano era ancora soggetta al dominio della signoria di Malatesta. In quel periodo veniva indetta, pensate, la fiera per l'anno 1458, della durata di 15 giorni, con decorrenza dall'11 al 26 agosto, con un altro bando del 1500 per impedire il bagarinaggio delle cipolle che ancora oggi si usa vendere durante la fiera. Si faceva divieto a chiunque di comprarle nel territorio di Fano allo scopo di rivenderle nei giorni di fiera. Nicola, l'associazione Sassonia ha quest'anno spinto tantissimo per cercare di organizzare non soltanto le 3 giornate della fiera, quindi non più le 2, ma anche Aspettando la fiera, questa iniziativa appunto della serata. Sì, esatto, Aspettando la fiera è un evento che cerca di anticipare un po' la fiera, che consideriamo un'opportunità sia per le attività che anche per i turisti. Quest'anno insieme all'amministrazione comunale abbiamo cercato di riportarla a 3 giorni perché ritenevamo che fosse meglio per tutti avere un 3 giorni, sia per le bancarelle ma anche per le attività, che comunque ritengono ci sia flusso di persone in questi 3 giorni. E noi abbiamo cercato di ampliare e di prendere cavalcare l'onda di questa fiera, creando una sinergia con l'associazione Sassonia, e quindi abbiamo inventato un Aspettando la fiera. Quest'anno in particolar modo, insieme all'associazione Pandolfaccia, abbiamo creato questo momento medievale, creando questa sorta di bottega con gli antichi mestieri. Quindi questa sera ci saranno queste botteghe dove si ripercorrerà un po' la situazione nell'era storica, nell'era passata, e quindi sarà un angolo molto particolare. Ci sarà anche la collaborazione di Filippo Tranquilli nella veste di Pandolfo Sigismondo Malatesta, con i suoi racconti fantastici e con la sua ironia ma anche con la sua verità riuscirà a raccontare e a tenere, diciamo, animazione anche lui nella Sassonia.
Dobbiamo dire che ci sono anche le attività che per l'occasione, in occasione della fiera, hanno realizzato qualcosa di particolare o comunque delle loro iniziative interne. Sì, ovviamente tutte le attività dell'associazione, quando ci uniamo ad altri eventi del comune, hanno la possibilità di ideare e creare degli eventi collaterali. E questi eventi sono riportati sia nelle brochure che comunque sono state distribuite in questi giorni, e sia anche nella pagina Facebook che viene aggiornata di Sassonia Eventi, dove proprio ci sono dei post con le attività che hanno aderito a questa iniziativa. E ci siamo spostati nella bottega del Casaro. Ecco, che cosa faceva esattamente il Casaro? Qua vediamo diversi esempi. Sì, il Casaro portava il latte al mercato e faceva lì il formaggio, diversi tipi di formaggio, e poi vendeva direttamente, in parte lo portava a casa per mantenerlo. Vedo anche del pane, insomma, poi si occupava della legna. Esatto, quindi era tutto complementare al fare il formaggio. Che il formaggio, cos'è il formaggio? Il formaggio è mantenere il latte nel tempo, questo è un po' il concetto di formaggio. E un'altra cosa interessante che bisogna sapere del formaggio, che pochi sanno, è che dallo stesso latte come si fa, domanda, no? Come si fa a fare tanti formaggi? Cioè uno dice, si chiede, no? Dice, ma come fa a uscire mozzarella, ricotta, stracchino, gorgonzola? Sono i fermenti che cambiano e che danno indirizzo al latte verso quella strada. Cioè, e come si fanno? Dice, ma dove li prendo io i fermenti? Ognuno di noi può prenderli in un negozio dove vendono gorgonzola, mozzarella e stracchino, prende mezzetto di questo, lo mette nel latte a 24 gradi, temperatura ambiente di adesso, e dopo un giorno, 24 ore, ha un litro di fermenti. Con quello lo innesta a 30 litri di latte e può fare 3 kg di formaggio. E lei che tipo di formaggio sta preparando in questo momento? Visto che io faccio praticamente i formaggi della transumanza, perché erano quelli che poi erano più salubri, no? Perché sì, fare il formaggio all'aperto è anche un rischio. Allora invece fare della ricotta e della mozzarella diventa più semplice, perché sono tutti e due prodotti che soggiacciono a temperature elevatissime, quindi al di fuori delle salmonelle, ecco questo. Quanto tempo ci vuole per portare al prodotto finale, quindi tutto il procedimento? Il primo sale tra mezz'ora è pronto, sì. E adesso vi faccio vedere che la cagliata è pronta, poi dopo aver tolto la massa caseosa con il siero si fa la ricotta, quindi subito dopo il primo sale la ricotta, e stasera ci vuole un po' più di tempo perché fili la pasta, e si fanno le paste filate, mozzarella e quant'altro. Ok, ci siamo spostati di pochi metri, adesso che cosa sta facendo? È pronta la cagliata, io ho cagliato il latte a 40 gradi, ho messo i fermenti a 42, i fermenti della mozzarella, come lievito madre, i fermenti sono come lievito madre, si rifà per il giorno dopo. Io ieri ho fatto il formaggio e oggi rifaccio di nuovo il formaggio, quindi uso quello che era il residuo, i fermenti di ieri, questo per la mozzarella. E dopodiché dal siero, quello che vedete qui liquido, sì, dal siero si fa la ricotta. Fantastico. Quindi primo sale, mozzarella stasera e ricotta. Questi sono i tre formaggi interessanti. Poi altra cosa importante, voi Parma per esempio ha prosciutto di Parma, sì, e parmigiano reggiano, non è un caso, perché dal residuo della ricotta, quindi rimane ancora del liquido che è ricco ancora di proteine, si dà da mangiare ai maiali, è un modo per smaltirlo in un modo salubre anche per l'ambiente, e così si fa il prosciutto. Quindi parmigiano e prosciutto di Parma non sono un caso. E siamo nella bottega del Mastro Orafo. Claudio, che cosa realizzava il Mastro Orafo? La figura dell'orafo è una figura un pochino particolare, cioè pensare che l'orafo facesse solo dei gioielli in qualche modo è sbagliato, cioè i prodotti, le creazioni e le cose più importanti che facevano erano molto legate alla liturgia e tutto quello che era il sacro, quindi i maggiori orafi, ma anche i lavori di un certo livello, noi ancora li abbiamo, sono custoditi, per esempio ne abbiamo ad Orvieto, in molte altre cattedrali, eccetera, eccetera, soprattutto in argento. Okay. Poi l'orafo medievale, poi si evolve con il tempo, fa anche una parte
di quella produzione che riguarda tutti gli accessori per il vestito, quindi dai bottoni, puntalini, gancetti, fibbie, tutto quello che è il vestiario. Vedo che ci sono anche delle spille. Le spille, io ho fatto anche delle spille, ma sono spille che riguardano poi l'uso comune, cioè dalla spilla fatta in bronzo o in filo di, poteva essere ottone, anticamente chiamato ricalco e poi diventerà similoro, che è una lega del rame, rame zinco, e poi anche il rame, ma perché fare delle spille sottili in ferro o in bronzo era veramente difficile. Poi con l'evoluzione ci arriveranno, ma anche spille che servivano per il vestiario, cioè pensiamo alle spille per fissare i veli. Fantastico, davanti a noi invece che cosa abbiamo? Davanti abbiamo una ricostruzione di alcuni strumenti, va bene, dal questo che è il tracciatore, che è l'antesignano, diciamo, del compasso, delle pinze, normalissime pinze che sembrano quelle per prendere la legna, delle pinze chiamate a fuoco, che è un sistema a molla per tenere i pezzi. Poi, non so, piccolo crogiolo e delle bottigliette, dove qui abbiamo degli abrasivi e dei lucidanti. Qui in questo caso abbiamo della pomice e della polvere di equiseto utilizzata come lucidante. Ma anche per fare dei lavori più grossolani abbiamo addirittura la pelle di squalo. La pelle di squalo, che era un abrasivo. Questo per esempio è una boccia, che è soffiata, che era un proiettore di luce. Un proiettore di luce addirittura. Sì, cioè una cosa molto stupida per noi forse adesso. E per quella volta sicuramente era molto utile. Era molto utile, almeno in un laboratorio o in un posto dove si andava poteva essere anche uno strumento utilizzato anche da un calligrafo oppure da un miniaturista. Sì. O miniatore più giusto, miniaturista è l'evoluzione di miniatore. Si accendeva una lampada o una candela, la luce praticamente rifletteva il fuoco, la fiamma, e proiettava un raggio di luce nel punto in cui io avevo più bisogno di luce, quindi aumentando la luminosità in quel punto. Alessandra, da quanto tempo fate questi antichi mestieri? Sono convinta di farlo da 2 anni e voglio continuare a crederlo a lungo, perché finché so che sono 2 anni vuol dire che mi sto divertendo. Oggi ci mostrerai come si realizza un sapone naturale. Allora, il sapone si parte da acqua e cenere. La saponificazione è un processo chimico naturale in cui serve la soda, quindi noi estraiamo la soda dalla bollitura di acqua e cenere. Dopodiché si rimette sul fuoco a una temperatura costante con il grasso. Io oggi uso grasso vegetale, uso l'olio d'oliva. Una volta era un bene troppo prezioso e si usava grasso animale. Non importava quale tipo di animale. Chi aveva i maiali ovviamente era fortunato e ne aveva tanto, chi aveva le pecore, aveva le capre, qualunque animale ha grasso. Insomma, tutti prodotti assolutamente naturali, non sono più quelli che vengono utilizzati il giorno d'oggi. Assolutamente no, però erano molto bravi perché bollivano e schiumavano il grasso finché non perdeva completamente l'odore animale, quindi i saponi non puzzavano. E venivano realizzati proprio nelle case, da chiunque? Sì. Chiunque comunque avesse questi animali per poter prendere del grasso? I contadini tutti lo facevano, i contadini tutti. Poi ovviamente in città c'era chi vendeva il sapone, ma i contadini lo facevano intorno al periodo di Natale, quando si ammazzavano gli animali, si facevano le carni, il grasso in eccesso, c'era il sapone, i dolci, insomma era periodo di festa. Allora ci spostiamo per andare a vedere appunto come sono queste saponette. Ed eccole queste forme anche colori molto naturali. Sì, sono dati dalle erbe. Bianco, ovviamente l'olio d'oliva, un po' più marroncino la propoli, il rosa il peperoncino.
E anche questo dalla mia parte, sempre peperoncino. È shampoo quello. Quello è a base di olio di semi, sì. Fa bene anche per i capelli, ovviamente. E dalle saponette al Mastro Cartaro, direttamente da Fabriano. Buonasera. Buonasera. Ecco, lei mostra ai presenti come vengono realizzati questi fogli di carta. Ci può far vedere il procedimento? Da dove si comincia? Allora, si cominciava dagli stracci, tutto ciò che era canapa, lino e cotone era buono per essere convertito in carta, che era selezionato, il tutto andava in delle vasche in pietra dove battevano dei pestelli che attraverso un'azione di battitura simile a quella che noi facciamo in bocca con i denti nei confronti del cibo, portavano lo straccio ad una sorta di poltiglia, quindi le fibre tornavano allo stato alimentare. Quelle fibre diluite in acqua diventavano il contenuto della tinozza dove si va a realizzare il foglio vero e proprio. E questo è lo strumento necessario appunto per realizzarlo, ve lo facciamo vedere prima? Sì, si usavano delle forme in legno su cui erano stesi delle tele metalliche, chiaramente nel corso dei secoli hanno avuto anche un'evoluzione in funzione di quella che è stata l'evoluzione della metallurgia. Vado all'interno della sospensione fibrosa con la mia forma e realizzo il foglio. Eccolo qua. E poi bastano pochi secondi. Sì, sono sufficienti pochi secondi, ma erano il passaggio chiave con cui il Mastro Cartaio realizzava al meglio la sua arte. La capacità era quella di realizzare il foglio più sottile possibile, distribuendo le fibre in maniera più uniforme possibile su tutta la superficie della tela. Ecco, guardate, si scola un attimino, si aspetta ancora qualche secondo e poi andiamo alla fase successiva, perché come vedremo fra poco, dopo aver tolto questa cornice, si prende un altro foglio, un panno di lana esattamente, eccolo qua. Si prende. Su questo panno di lana leggermente inumidito andiamo a trasferire il foglio che era sulla tela con questa operazione. E a questo punto dovrà asciugarsi in quanto tempo più o meno? A questo punto il foglio è trasferito al panno di lana e viene messo ad asciugare. Prendiamo ad esempio una felpa, un asciugamano dopo aver fatto il bucato e quello è il tempo. Uno stenditoio abbastanza semplice ma abbastanza complicato nel suo funzionamento. Una volta asciugato il foglio veniva staccato dal panno di lana e questo è il risultato finale. Ed è un po' granuloso, rimane? Sì, rimane, il foglio tende a prendere l'imprinting della ruvidità del feltro e quindi per poter essere scritto andava successivamente prima trattato con una colla fatta di scarti di carnicci e riasciugato che dava la tenuta all'inchiostro e poi successivamente passato con dei blocchi di vetro detti cialandro o cialandri per essere lisciato con questa operazione che vediamo. Guardiamo adesso l'ultima fase. Ah, ecco, in questo modo veniva lisciato per togliere tutta la parte più ruvida. Eccolo qua. La ringrazio. Buon proseguimento. Grazie a voi. Passiamo invece alla rilegatura dei libri. Come veniva effettuata? La rilegatura dei libri era un'arte, cioè è nata dopo la pergamena, perché prima avevano queste lunghe pergamene con cui scrivevano questi poemi, insomma, ciò che dovevano scrivere. Dopodiché, grazie a tanto pensare, tanti strumenti, hanno iniziato a pensare ad accorciare, a diminuire questi grandi fogli e rilegarli tutti insieme. E quindi, una volta rilegati tutti il libro insieme, veniva fatta una copertina che poteva essere di legno, di pelle, cioè di vari materiali. E questo, quello che vedete, è lo strumento che veniva utilizzato per la rilegatura. E che cosa veniva usato? Questo che cos'è? Allora, questo è un telaio e serve per tenere dritte delle fettucce o canapa o materiale di recupero su cui venivano agganciati i fascicoli cucendoli con l'ago e col filo, quindi si passava all'interno del fascicolo e poi la carta veniva agganciata sul supporto. È un lavoro minuzioso ma che richiedeva anche diverso tempo. E infatti era fatto dai monaci. E di tempo insomma ne avevano. Quelle che vediamo qua davanti invece?
Quella è canapa perché alla fine della lavorazione praticamente il supporto di cucitura veniva tagliato e serviva, era strutturale all'aggancio della copertina che era fatta con assi di legno, e quindi la canapa veniva inserita all'interno degli assi di legno, veniva fissata e poi per nascondere la lavorazione si aggiungeva la pelle. Quindi questo, che è un modello di legatura, si chiama legatura monastica, è stato il modello tipico di legatura per 1000 anni, era fatto così, legno, una parte di pelle, si chiama legatura in mezza pelle, e dietro rimanevano i nervi, questi, che sono il risultato della cucitura su spago che veniva fatta sotto praticamente. Quindi questo in sostanza è il risultato finale. Esatto. E venivano realizzati anche tanti cesti di vimini, in che modo? Nel modo che venivano utilizzati, cioè venivano fatti nella procedura di partire da un fondo fatto con dei legni abbastanza robusti, in questo caso il salice, o come detto anche vimini, in cui venivano fermati fra di loro e poi venivano iniziati ad allargare e a fare una grande croce, cioè una grande rota. E venivano utilizzati davvero per tantissime cose. Tanto utilizzo, ci facevano le trappole, le nasse per andare a pescare, per andare a fare funghi, per andare a raccogliere la frutta, insomma era un cesto quotidiano per tutti i giorni e il cesto, come si suol dire, risale proprio all'epoca neolitica, proprio ai primi albori non solo del Medioevo ma anche più indietro. E anche qui è un lavoro minuzioso perché è tutta una questione di intreccio, di incastri, esatto, e di pazienza. Quello è un bisibiglio di pazienza. E proprio davanti a noi vediamo alcuni esempi. Sì, davanti a noi ci sono alcuni esempi di cesti un po' in scala ridotta per usi quotidiani, anche perché oggi il cestino è diventato più un soprammobile che un uso, che un qualcosa di uso quotidiano, e quindi dal grosso siamo ridotti al piccolo. E quindi ho qualche esempio di ceste, qualche paniere per far funghi, poi c'è un giocattolo, una carrozzina intrecciata con la vitarba, quindi c'è molti particolari, molti cesti, molti modelli che si possono fare. E si utilizzano anche oggi. È utilizzato tutt'oggi, d'altronde la frutta in un cestino dura di più perché traspira. Così come i funghi? Come i funghi, no, i funghi perché fanno la scala spora, da cose e cose, da fessura a fessura la scala spora, e quindi il fungo si riproduce, mentre con la frutta deve respirare per andare più avanti e maturare meglio. E questa sera all'Anfiteatro Rastatt, come dicevamo, per questo evento di anticipazione della fiera di San Bartolomeo, si è trasformato in un mercato antico curato dal gruppo storico La Pandolfaccia. Presidente Fabio Frattesi, quante sono le botteghe? Le botteghe sono circa 12 che hanno partecipato a questa manifestazione. Dobbiamo ringraziare il Comitato Sassonia, ma soprattutto il Comune di Fano, che ha voluto rievocare, ricordare il periodo medievale in cui nasce la fiera, quindi chiesto noi di curare questo momento che già dal pomeriggio abbiamo visto tante persone incuriosite, tante ne arriveranno poi durante tutta la serata, quindi possiamo dire che già la partenza è buonissima. Per noi come gruppo storico La Pandolfaccia, lo ricordo sempre, è un onore poter mettere in scena, dare una mano nella rievocazione, ricordare la storia della nostra città di Fano, che è la storia medievale, e quindi tutte le volte che noi veniamo chiamati in causa e un ente, qualcuno vuole rievocare questa cosa, soprattutto a Fano, ne siamo contenti, perché poi è il nostro fine sociale, nel senso che il fine della Pandolfaccia è quello proprio di divulgare la storia medievale di Fano. E il gruppo poi si esibirà durante queste giornate? Sì, il gruppo si esibirà poi domenica, a conclusione della settimana della Fiera di San Bartolomeo, e collegherà la Fiera di San Bartolomeo al Palio delle Contrade, che si svolgerà il 31 agosto, 1 settembre e durante tutta la settimana con eventi collaterali. Quindi diciamo che sono due settimane di periodo medievale che rivive nella nostra città. Ricordiamolo alla Rocca Malatestiana. Giustissimo, ormai l'abitudine, ma sì, questa è una novità, Simona, è la Rocca Malatestiana, il luogo in cui faremo il Palio delle Contrade, e il luogo in cui vi invitiamo tutti a venirci a trovare e soprattutto poi a darci dei consigli per le prossime edizioni, sperando che ci siano. Un topolino mio padre comprò.
E dopo l'evento di anticipazione di ieri con gli antichi misteri, oggi siamo ritornati in Sassonia, dove sono arrivati gli espositori questa mattina. Assessore, quanti sono? Sono 240, quindi un buon risultato, e anzi credo hanno occupato tutti gli spazi che erano a disposizione, quindi è stata una buona riuscita, un buon inizio. E anche già stamattina la gente era arrivata a questa speciale, diciamo, fiera di San Bartolomeo, che per i fanesi è una fiera, diciamo, molto sentita, molto sentita, ed è stata anche riportata alle tre giornate come era una volta, una fiera che è molto antica, e anche ieri sera abbiamo avuto che è del 1300-1400, quindi dell'era medievale. Ieri sera abbiamo proposto una novità, un mercatino medievale, che ha incuriosito non solo i grandi ma anche i bambini, con tutti gli antichi mestieri dell'epoca. Era stata una bella serata. Avete lavorato anche per garantire la sicurezza, fondamentale. Sì, quest'anno è stata anche una novità rispetto agli anni passati, ancora più intenso, con un'ultima circolare che è uscita pochi giorni, quindi siamo dovuti intervenire con misure di sicurezza più pesanti, però ho visto che tra la gente ha avuto un risultato positivo, perché ecco, è rimasta anche contenta, quindi si sente anche sicura nel percorrere la serata, le serate o le giornate qui della fiera. Quindi un ringraziamento va anche alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, che si è prestata tantissimo per poter intervenire nelle misure di sicurezza. Oltre alla Protezione Civile, la Croce Rossa, logicamente c'è la supervisione della Polizia nostra municipale, che sta controllando sia le bancarelle sia la sicurezza delle persone, da tutto. Quindi un ringraziamento va anche loro, ai nostri vigili, che ogni giorno fanno un buon lavoro. Vogliamo specificare anche da chi sono state organizzate queste tre giornate, perché ovviamente c'è l'amministrazione comunale ma tanti altri soggetti che hanno collaborato. Sì, questa manifestazione è indetta dall'amministrazione comunale, più ci abbiamo la collaborazione anche del Comitato Sassonia, che quest'anno è stato molto attivo, tanto che abbiamo iniziato presto a preparare questa fiera con riunioni per vedere anche, diciamo, per la riuscita di questi eventi e anche per portare poi turismo a questa parte di spiaggia che è la Sassonia. Quindi non solo pensiamo al centro, ma pensiamo anche alla zona mare, Sassonia, Lido. Quindi questa fiera che è stata realizzata anche con la collaborazione di loro, e tutti i locali hanno dato la loro disponibilità affinché questa fiera riesca bene. Avete organizzato anche una serie di iniziative collaterali anche collegate con la città dei bambini. Sì. Qua hanno città dei bambini, insomma, fondamentale. Intanto siamo qui in questo spazio della Tenso Struttura, dove abbiamo la Fiera Franca dei Bambini, che è una fiera realizzata insieme alla consigliera anche Barbara Brunori, che ha dato la mano, e la Città dei Bambini, tutta l'organizzazione che hanno dato la mano, perché Fano è la città dei bambini e delle bambine. Quindi, altri eventi sono stati, come ho detto prima, il mercatino medievale, poi ci sono degli spettacoli danzanti qui sotto la Tenso Struttura, poi si concluderà la serata, perché questo evento è anche in collaborazione con la Pandolfaccia, quindi si abbina con il periodo storico, quindi l'ultima serata sarà con Pandolfo Malatesta, quindi ci sarà la banda della Pandolfaccia che sfilerà lungo la Sassonia e passeggiando con Pandolfo Malatesta. Invece noi adesso iniziamo invece a passeggiare fra le bancarelle per goderci questa prima giornata dedicata alla Fiera di San Bartolomeo. Sì, senz'altro, e quindi ci vediamo, grazie a voi. Le bancarelle sono state posizionate in Viale Cristoforo Colombo, Viale Adriatico, Viale Dante Alighieri, nei tratti terminali di Via Bramante e Viale Battisti, quest'ultimo riservato ai produttori di aglio e cipolle e ad altri produttori agricoli, e nel piazzale Gerboni, utilizzato per iniziative gastronomiche, animazioni ed esposizioni.
E come anticipava l'assessore Cecchetelli, è stata riproposta per il terzo anno consecutivo la Fiera Franca dei Ragazzi, che è stata gestita e coordinata da Barbara Brunori. Barbara, dunque, vediamo tanti bambini che hanno partecipato già da questa prima giornata, ma di che cosa si tratta esattamente? Ma esattamente non è altro che uno spazio che noi creiamo ad hoc proprio per i bambini, visto che i bambini non c'è occasione in cui non ci chiedono appunto degli spazi in città e in tutte le manifestazioni che proponiamo. Questo è uno spazio in cui loro possono esprimersi e diventare imprenditori di se stessi, per cui mettono a disposizione, come magari potete ben notare, dei giochi che sono giochi vecchi ma riciclati, perché magari vengono già da altri baratti fatti in altre occasioni. Questo è il terzo anno che lo proponiamo e ne siamo molto felici, perché la partecipazione è sempre molto alta, ci sono sempre più di 100 bambini e i bambini, diciamo, che utilizzano questa fiera per oltre che appunto gestire anche economicamente un loro patrimonio, diventano anche protagonisti di una solidarietà, perché ci sono bambini che una parte del compenso poi lo devolvono magari anche ad associazioni come a Canili, oppure l'anno scorso è successo ai bambini terremotati, quindi a chi è meno fortunato. E quale fascia di età si parla più o meno? Ma guarda, sinceramente, come vedi, ce n'ho uno molto piccolo, vicinissimo, e quindi si parla dai 4 fino ai anche 16 anni, perché poi subentrano anche merci un po' diverse, un po' per tutti, anche ragazzi. Si ritorna un po' anche bambine, anche gli adulti e i genitori ritornano bambini insieme a loro. Sì, in effetti c'è anche molta. Abbiamo richiesto la partecipazione dell'adulto come presidio e come sicurezza, ma noto che presidiando appunto questa manifestazione in tutte e tre le giornate diventa un momento di socialità e anche di appunto di un tornare bambino anche per noi adulti, è vero. Immancabile il bimbi, un oggetto davvero tanto desiderato dalle donne soprattutto. Molto desiderato dalle donne e devo dire anche dagli uomini, perché l'hanno scoperto e lo usano parecchio, perché al momento quando ora di comprarlo sono sempre un po' titubanti, poi lo usano e sono molto contenti, perché effettivamente è un oggetto molto molto utile in cucina ed è come avere una cameriera, perché ti aiuta parecchio. Poi soprattutto il giorno d'oggi che si è sempre impegnati, no? Il lavoro, esatto, la famiglia, esatto, sì. Questo qui velocizza anche i tempi. Velocizza i tempi e lui lavora, io faccio altre cose e poi è una cucina sana e posso cuocere anche a varoma sopra, che a vapore, e sotto posso fare il sugo e sopra tutte le cucine a vapore, tipo il pesce, la carne, le verdure, e cuoce a 120 gradi, questo è importante perché non frigge ma cuoce, perché invece nel gas insomma normale frigge, per cui è una cosa veramente, poi è veloce, ci fai tutti gli impasti, le farine, anche per chi ha magari problemi sia di dieta che di celiachia, di vari problemi, di intolleranze, e qui ci fai tutte le farine, di tutto, veramente. Eccezionale, e il bimbi è sempre collegato con una serie di ricette a disposizione. Certo, è collegato con un wifi, lo collego col wifi e ha al momento 4600 ricette che tu con questa chiavetta ti colleghi e hai di tutto, tutte le cucine regionali, vegani, vegetariani, la cucina più ampia possibile, chi più ne ha più non manca niente. Magari ha voglia a cucinare, sì, insomma. Sì, esatto, però c'è la grande scelta. E la garanzia. Sì, è la garanzia, certamente, perché veramente quello che fai è seguito passo passo, non bisogna leggere nessuna ricetta, ma tramite la manopola giri e ti viene fuori la ricetta. Così. Ecco, visto che ci troviamo a Fano, c'è anche un negozio a disposizione della clientela? No, il negozio no, perché sono le incaricate che vendono. C'è una sede, naturalmente, dove la nostra Angela Di Carlo è la responsabile, però vendiamo noi incaricate. E alla Fiera di San Bartolomeo ci sono espositori non soltanto locali ma anche provenienti da altre parti d'Italia. Voi direttamente da Firenze? Sì, sì, veniamo da Firenze noi. Ed è la prima volta che partecipate a questa Fiera Fano oppure già anche negli anni precedenti? No, è il secondo anno, ci siamo trovati bene, l'anno scorso abbiamo deciso di riprovare. Voi vendete borse in vera pelle? Allora, noi trattiamo borse in vera pelle prodotte a Firenze. Italiano, made in Italy 100%? Doc, vera pelle, made in Italy. E ovviamente poi anche qua possiamo scegliere tra tantissimi modelli diversi, quindi insomma ci si può sbizzarrire. Tutti nuovi modelli, nuove collezioni invernali, anche per l'inverno che sta per arrivare, tutti nuovi modelli.
L'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale è un'ottima occasione anche per tutte le attività che si trovano a Sassonia di Fano, quindi anche per poter attirare fanesi e turisti. Beh, la fiera è un'occasione per farci lavorare di più di quello che solitamente che dà il mare, ecco, e aspettiamo tutti questa bellissima fiera e ringraziamo gli assessori, a tutti che ci hanno dato l'opportunità di avere la terza giornata di questa bellissima fiera che è sempre stata 3 giorni, e noi ne siamo molto fieri di questa occasione, molto. Che cosa avete preparato per i vostri clienti oggi? Di tutto, la nostra pasta è sempre sui nostri tavoli, la nostra pasta fresca, sia di carne che di pesce, tanti altri sapori che possiamo dare. E tante altre cose, comunque molto molto molti piatti freddi. Mm-hmm. D'estate vanno anche per la maggiore. D'estate, che sono un'immensità di cose che facciamo noi, che inventiamo giorno per i nostri clienti e per i nostri turisti, che ci gratificano anno per anno. La ringrazio, la lasciamo al lavoro. Grazie, buon proseguimento. È immancabile anche la bancarella dell'aglio e delle cipolle, e questa è un'occasione, quella della fiera, proprio per acquistarle. Sì, allora, queste sono cipolle di Cannara e sono diverse tipologie per ogni occasione. Abbiamo le cipolle rosse, che sono più dolci per le insalate, con il pesce, per le confetture, mentre queste piatte sono deliziose al rosso, anche in vista dei menù invernali, mentre queste qui dorate sono le cipolle delle massaie, per i soffritti, le zuppe, cipolle fritte, per fare la parmigiana, ce ne sono diversi tipi. E abbiamo anche l'aglio, questo è tutto aglio rosso, produzione locale, e un aglio più saporito, molto apprezzato poi in questa zona. Di dove siete voi? Noi siamo di Cannara, in Umbria, che è un paesino fra Assisi e Spello ed è molto conosciuto per la produzione di cipolle. Quindi meglio di lì, insomma, non si poteva. È la prima volta che partecipate a questa fiera? No, noi sono quasi 30 anni che facciamo questa fiera, quindi siamo veterani. Di casa ormai. Siete della zona, siete di Fano? Sì, di Fano. Venite quindi spesso, insomma, alla fiera, tutti gli anni? Tutti gli anni, sì. Appuntamento immancabile, signora? Sì, certo, tutti gli anni. Posso chiederle che cosa ha acquistato? Una borsa. Una borsa, ha fatto un affare? 3 ore. Sì. Quindi direi che lo ha fatto. È della zona? Sì. Quindi viene spesso alla Fiera di San Bartolomeo? Tutti gli anni. Un appuntamento tradizionale di fine estate, insomma. Sì, l'estate finisce. Quando c'è la Fiera di Fano vuol dire che siamo alle corte, è vero. Gianfranco, qui abbiamo una delle novità della Fiera, di cosa si tratta? Non è una novità, no. È un vecchio modello rimodernato. Ah, ecco, abbiamo riproposto in un modo un po' alternativo. I vecchi modelli hanno la lama dritta, vedi? Ecco, questa invece ce l'ha come robot elettrici, praticamente curva. La vedi? Ok. Sì. Allora, per esempio, se una signora a casa vuole tritare la cipolla, sì. Prende la cipolla, la mette all'interno, così, a pezzi, non deve avere paura di rompere il laccio, perché con quella si rompe il laccio, sì. Devi dare 9 tiri. E lo trita in pochi secondi. Aspetta, in 9 tiri lo trita come se fosse lei che c'ha il coltello in mano. Vedi? Così lo fai 2 volte e ti viene crema di cipolla. Ora, quello che devi vedere non è quello che fa, ma in quanto tempo il lavoro te lo fa. Ecco, molte donne se lo sono comprato oggi per 2 cose, per il prezzemolo e per fare il gelato. Okay, io la faccio... Ci mostra allora come funziona per il gelato. Allora, attenzione. Adesso guardiamo attentamente. Adesso io qua ci metto la panna e viene una mousse. Voi a casa dovete mettere metà panna, l'altra metà latte intero. Okay. Siccome qua la panna che ho io è calda, chiedo scusa, sono costretto a mettere un po' di ghiaccio. Loro il ghiaccio non lo devono mettere, che la panna è un frigorifero, ce l'hanno a casa. A questo punto all'interno ci possiamo mettere quello che ci piace. Io qua ci metto la Nutella, lei ci mette il cacao, lo sciroppo di fragola, i coloranti alimentari, insomma ci mette quello che vuole, va bene? Ne metto poco perché l'ho pagata io questa, va bene? Ecco, chiudi la... Non ride, non cade la camera. Chiudi la macchinetta. Questo bicchiere è 900 ml, quasi un litro, fa altri lavori. Per esempio, uova, latte e farina, prepari la pastella delle crepe. Vuoi fare un po' di olio d'oliva, vuoi fare una frittata, non devi usare più la forchetta. Monta la maionese, monta l'albume, il bianco dell'uovo, un frullato, un frappè, una salsa rosa, una salsa tonnata. Ma quello che loro devono sempre vedere non è quello che fa, è in quanto tempo il lavoro te lo fa.
Se ne approfitta anche per acquistare prodotti per la casa. Sì, sì. E poi sempre qua, coperta. L'inverno. Non manca mai. Manca mai. Posso chiedere che cosa avete acquistato? Lo chiede la mia moglie, va. Chiediamo alla moglie allora, il marito le tiene, aiuta, fa l'aiutante. Pensierini da portare a casa. Quindi tutti i regali, per voi? Per voi niente? Gelato. Gelato. No, per noi niente, no, niente, zero, tutto per gli altri.